Nicola, è arrivata una vittoria molto, molto importante dopo un primo tempo in cui avete sofferto. Sei stato bravissimo tu su una parata, su un colpo di testa ravvicinato di Diao. Quanto conta e quanto siete felici per questo successo? E sicuramente è stato un primo tempo difficile perché loro ci venivano a prendere alti e bene, erano molto organizzati e ci hanno creato difficoltà. È vero che loro hanno avuto un'occasione importante, però nonostante eravamo in difficoltà abbiamo subito solo quell'occasione, quindi per quello siamo stati bravi a gestire il momento. Nel secondo tempo siamo stati bravi noi poi a migliorare nel far girare la palla e quindi sicuramente questo è un nostro merito contro, secondo me, una squadra che nella pressione alta è veramente organizzata bene. Avevate l'impressione che Cittadella non potesse tenere questo ritmo forsennato e che comunque con pazienza, stando lì, soffrendo nella ripresa, potevano cambiare le cose così come poi è stato? Beh, sapevamo che Cittadella era una squadra che è rognosa perché corrono veramente tutti insieme e tanto. Quindi sicuramente non potevano tenere un ritmo così forsennato per tutta la partita. Però io credo che nel primo tempo l'importante è stato quello di capire che eravamo in difficoltà e di stare compatti e lottare bene su ogni pallone con lo spirito giusto, e quindi questo poi ci ha portato nel secondo tempo sullo 0-0. Settima vittoria in campionato, sesta in casa. È questa la vostra forza, ma potrebbe essere anche il vostro limite, nel senso bisogna migliorare in trasferta per cercare di restare nelle parti altissime della classifica? Beh, sicuramente in casa abbiamo una marcia in più, questo lo dicono i punti, e quindi credo che sicuramente dovremmo migliorare in trasferta, capire meglio le partite, perché comunque giocare in trasferta non è come giocare nel nostro stadio, che è uno stadio importante e difficile per gli avversari. Quindi abbiamo sempre sfruttato il nostro fattore campo e dobbiamo cercare di sfruttare anche le trasferte in altro modo. A livello personale sei soddisfatto di questa tua prima parte di stagione? Sì, no, sono soddisfatto e sono molto contento che oggi siamo riusciti a non subire gol, che questo è importante per noi.